Qua andiamo su un'altra piantina particolare. Allora, questa è una salvia, fa parte della lamiata. È una salvia, però non è profumata, questa non profuma. È una salvia selvatica, diciamo, salvia verbenaca, salvia dei campi. Questa si può usare anche questa, è buonissima fritta. In pastella, come fa i fiori di zucca, una cosa del genere, ma è buona veramente. C'è sempre sto rachide, sta foglia rugosa, con il rachide sempre in evidenza, sempre usato. È una piantina che si trova facilmente su terreni sassosi, su. È frequente anche in montagna, sui è prati, frequente sui praterie, su vano, so, si va per esempio a Montelago, è pieno, anche il San Vicino, c'è anche o ci sono oase. Adesso questa è piccola, se no viene foglie belle lunghe. C'è anche una bella fioritura, c'è una bella striscia che. Sì, sì. E in più è molto buona fritta, io l'ho mangiata diverse volte. Viola. Allora. Ultima chiudiamo la serata con questa pianta che anche questa è profondamente radicata nella nostra tradizione popolare, soprattutto in questo periodo, cioè nel periodo di primavera, periodo pasquale o quant'altro, è la Clematis vitalba, i cosiddetti vicchi, pitichi, non so come si chiamano. Le vitalbene. Vitalbene. Noi le chiamiamo i pitichi nel mio paese. Noi la frittata con le vitalbene. Allora, questa qui è una pianta che appartiene alla famiglia delle ranuncolacee, comunque, è una pianta che ha una forma, un portamento che tende comunque ad avviluppare quella che comunque si arrampica, poi vedete man mano che si muove, emana nuovi radici o punti di aggancio a ogni internodo, e tende quindi ad avviluppare, ad avvolgere ogni sorta di cose per creare delle vere e proprie fratte, cioè molto spesso la presenza di questa pianta indica un po' anche un degrado dell'ambiente, perché vuol dire che non è curato. Noi, per quello che ci interessa e ci riguarda, invece siamo ben felici che ci sia, perché comunque i giovani germogli di questa pianta si possono mangiare, però parliamo di giovani germogli perché tutte le parti vecchie della pianta, non ci dimentichiamo che essendo una ranuncolacea è tossica, appunto. È assolutamente tossica, però la cosa positiva è che ha delle tossine che sono termolabili, quindi sottoposte al calore diventano innocue. Quindi la classica frittata non la facciamo comunque mettendo direttamente a cuocere queste. Prima si getta un istante in acqua bollente, bastano veramente pochi minuti, poi si scola e si cucina nella maniera che desideriamo, perché comunque la sua tossicità è stata annullata, proprio perché, ripeto, appartiene a una famiglia che è quella delle ranuncolacee, in cui quasi tutte le piante sono comunque tossiche. E la Clematis vitalba è conosciuta fin dalla notte dei tempi, addirittura si utilizzavano le parti legnose per essere, si fumavano le parti legnose, sì, veniva utilizzata anche così, in assenza di viene usata, una pianta che viene usata anche come anche per i fiori di Bach, la Clematis vitalba, sì, si utilizza anche per i fiori di Bach. Per le persone che non hanno le idee chiare, non sanno bene. Allora se ne usa tanto. Sì, che non sanno prendere facilmente decisioni, si fanno i fiori di Bach con la Clematis vitalba. E il consumo è di questo periodo, è della primavera, punto. E con questo penso che abbiamo chiuso. Bene, noi non abbiamo finito qua. Adesso c'è la terza parte della serata in cui ci sarà l'assaggio della frittata con l'aglio orsino.